Anna Frosi, lavoro presso Argotec, un'azienda aerospaziale di Torino, da quasi 3 anni e mezzo. A Campus Party parlerò di Argomoon e delle nanotecnologie che stiamo sviluppando per questo piccolo satellite che volerà nella prima missione del nuovo lanciatore americano SLS, la missione Exploration Mission 1, che sarà dimostrativa anche del volo verso la Luna della capsula Orion, che poi porterà l'uomo verso la Luna e infine su Marte. Questi piccoli satelliti sarà la prima volta che potranno volare nello spazio profondo e quindi si tratta di una sfida tecnologica per riuscire a concentrare in un piccolo volume delle nanotecnologie che però resistano a un ambiente soggetto alle radiazioni a cui generalmente questi piccoli satelliti non sono soggetti. Obiettivo della missione sarà quello di fare delle foto di dettaglio del lanciatore di rilascio, del vettore di rilascio, che in quel momento, nel momento in cui questi piccoli satelliti verranno rilasciati, non gli sarà consentito di mandare delle telemetrie, quindi delle informazioni a terra, e le nostre foto saranno il modo di avere la conferma delle operazioni del lanciatore attraverso questa ispezione visiva. È un concetto che, se ci pensiamo, apre all'utilizzo di questi piccoli satelliti con questa validazione tecnologica alle missioni di esplorazioni future. Argotec per me ha rappresentato la possibilità di restare in Italia, quindi sono stata assunta da neolaureata, come molti dei miei colleghi, infatti l'età media dell'azienda è di 29 anni. E quindi la possibilità in qualche modo di restituire almeno parte del patrimonio ricevuto durante gli anni della formazione. Non è una storia comune di sicuro nel nostro paese, ma che spero diventi sempre, sempre più comune anche dopo questa iniziativa del Campus Party, con cui speriamo appunto di mobilitare sia i giovani ma anche il nostro paese stesso, e l'abbiamo sentito anche oggi in questa conferenza stampa l'intenzione di aprire per il futuro ai giovani una possibilità. Sono stata fortunata, il nostro CEO ha deciso di investire sui giovani, lui stesso da giovane, quindi dandoci la possibilità di portare le nostre idee e di portarle dall'idea alla realizzazione. Quindi è stato così anche per i payload che stanno volando sulla stazione spaziale, dall'idea alla progettazione, alla realizzazione, l'integrazione, il test, persino a seguire le operazioni sulla stazione, quindi la possibilità di aprire un centro di controllo nella nostra azienda per verificare le operazioni degli astronauti in diretta ed essere di supporto in prima persona a loro.